nel loro presepe restano solo le bestie, un asino, un bue e loro. E quindi un presepio solo con le bestie, non è certo quello dove nasce Gesù. La mangiatoia è vuota nella chiesa di Santa Lucia a Perignano, in provincia di Pisa. Per trovare Gesù occorre spostarsi di qualche metro e affacciarsi al cassonetto, nel centro del presepe. Sì, perché Don Armando Zappolini, da sempre prete di frontiera con gli ultimi e tra gli ultimi, ha deciso di far nascere Gesù tra la spazzatura. Forse non è più tempo di poesie, bisogna capire che Gesù nasce davvero dentro la spazzatura, dentro i rifiuti dell'umanità, dentro che quelli che Papa Francesco chiama gli scarti. Allora Gesù cerchiamolo davvero nella spazzatura, ecco. A far venire questa idea Don Zappolini, un sondaggio pubblicato anche da Famiglia Cristiana. Il razzismo in Italia sia più presente fra i praticanti in chiesa che nella media nazionale. Questo non è una cosa che ci può lasciare indifferenti. Se in nome della cultura cattolica si calpesta il Vangelo, vuol dire che al diavolo la cultura cattolica, ma che ce ne importa a noi se le tradizioni non hanno più un'anima? E se Gesù bambino si fa nascere come un bambolotto stupido fra pastorelli e poi si uccide quando si sgombra un campo rom, quando si lascia morire la gente nel mare. Quindi... È in chiesa a Perignano, davanti il presepe, il dibattito su questo argomento entra nel vivo. Però anche qui in chiesa, anche noi, quando si è, si canta, si fa di tutto, delle belle cerimonie, però quando si esce fuori ognuno va per conto suo e fa quello che vuole. Io non l'accetto, però sembra che la maggioranza l'accetta. Non è poi veramente da cristiani il fatto poi di inneggiare la ruspa per buttare fuori gente. Cioè, ci discute, glielo dice. Ma è difficile a volte discutere talmente radicate che non è, che spesso si passa per aver torto invece che ragione. Che non si sente. Cioè, bisogna tornare a sentire anche il Natale. Sì, speriamo che con questo messaggio qualcuno lo senta. Un presepe che prende le distanze anche da fatti di attualità, come i recenti sgomberi dei campi rom in provincia di Pisa. Non è che il mondo, spostando la spazzatura da un posto a un altro, rimane pulito. È così, i problemi delle persone vanno affrontati, vanno accompagnati, ci sono difficoltà, ma il mondo è bello perché è un mondo diverso, non esiste la razza pura, sono stupidaggini. È veramente qualcosa all'opposto di quella che è la visione cristiana della vita.